paradosso, o uno dei paradossi del nostro presente, sta nel fatto che il concetto di sovranità nazionale dovrebbe costituire la base primaria di ogni reazione contro il rapporto di forza capitalistico. E invece la classe dominante capitalistica riesce a imporre le proprie mappe anche al polo dominato, il quale si orienta quindi con le mappe fornite dai dominanti stessi. Ecco allora che in questo scenario assistiamo al paradosso del fatto che a livello generale si pensa che la sovranità nazionale sia qualcosa di intrinsecamente pericoloso e che il popolo stesso sia in quanto tale un nemico. La categoria di populismo, su cui pure bisognerebbe ragionare, nasconde in realtà una malcelata idiosincrasia verso il popolo e le sue esigenze basiche. Questo è l'orizzonte nel quale ci troviamo. La sovranità nazionale implica il fatto che si riapra questa conflittualità di cui dicevo e implica il fatto che sia la sola base per poter recuperare sovranità popolare, cioè democrazia. Ho ovviamente apprezzato il richiamo alla Costituzione, perché effettivamente nel primo articolo della Costituzione italiana è tematizzata la democrazia esattamente nella forma di un sovranismo populista a base socialista, se vogliamo definirlo così, no? Se ci pensate, usando le categorie del pensiero unico, che ovviamente non erano previste dai padri costituenti. Ma quando si parla della sovranità che appartiene al popolo, si sta dicendo in fondo che la democrazia è la sovranità nel popolo, la sovranità del popolo e nel popolo. Dire democrazia significa dire che la sovranità appartiene al popolo, o se preferite che il popolo è sovrano nello Stato. Naturalmente, perché il popolo sia sovrano nello Stato, occorre che ci sia anche la sovranità dello Stato, evidentemente, perché non può essere il popolo sovrano nello Stato se poi lo Stato stesso non è sovrano, no? Ecco allora che forse si comprende meglio il processo in atto. La classe dominante sta distruggendo la sovranità degli stati per così dissolvere la sovranità popolare negli stati e quindi rimuovere spazi di democrazia. Stiamo assistendo, credo piuttosto nitidamente, e ce lo suggeriscono tutta una serie di autori, sociologi, filosofi, politologi, anche molto diversi fra loro, stiamo assistendo a un transito post-democratico reso possibile esattamente dai processi di post-nazionalizzazione, o se preferite di sovranazionalizzazione. Quanta più sovranità nazionale viene ceduta, tanta più democrazia e tanti più diritti sociali vengono abbandonati.